Noi vogliamo parlare col compagno Togliatti. Nessuna novità. Tutti i giorni arrivano lavoratori che vogliono parlare con lui. Ma è proprio necessario questa volta. Si tratta di fatti gravi. Dobbiamo informarlo, dirgli quello che succede laggiù. Perciò vivono in questo modo, in una promiscuità odiosa e odiata, tre generazioni insieme. Vivono in questo modo, senza scuole, costretti all'analfabetismo e all'ignoranza. Questa stessa ferma volontà di rinnovamento sono nate le Assise del Mezzogiorno. Il grande insegnamento di Antonio Gramsci, che indicava l'esigenza di una profonda unità tra le forze popolari del sud e del nord Italia, è diventato oggi una realtà vivente. Modena sorge sulla via Emilia, l'antica strada romana che fu in ogni tempo una delle più vive correnti di civiltà, di lavoro e di traffici della nostra penisola. Il comune, nell'interesse della città e della regione, si è preoccupato di dare un più ampio respiro a questo polmone, progettando un mercato nuovo che sarà il più grande foro boario della penisola. Il plastico del mercato nuovo ne offre un panorama in scala ridotta. Esso è sbloccato dal nucleo urbano e portato a contatto di grandi vie di comunicazione ed in luogo atto al raccordo ferroviario come al facile accesso da tutti i punti della provincia. Per appoggiare lo sviluppo dell'industria automobilistica minacciata da una crisi, il comune si è fatto promotore e sostenitore della realizzazione di un grandioso progetto dell'Automobile Club e dell'Aereo Club che da 2 anni era fermo. Si tratta della costruzione di un autodromo che ha le caratteristiche simili a quelle della pista di Indianapolis. Ma niente si conquista senza lotta. Anche l'agricoltura modenese ha le sue zone d'ombra, dove non cresce il grano, ma prosperano le gramigne, le brughiere incolte. Domani anche qui spiegherà il frumento, rosseggerà la vite. Thank you.
nuovo impianto, l'intervento umano è limitato a pochi facili gesti. L'operaio serviva prima macchine brute, ora è padrone di congegni perfetti, agevolmente manovrabili.